Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram, detto questo, diamoci dentro quel video. Oggi vi parlo di un caso che mi ha colpita parecchio. Qualcuno di voi mi ha proposto di fare questo video, quindi eccoci qui. Sapete che cerco sempre di accontentarvi. Vi racconto questa storia anche perché è un delitto misterioso. Ci sono tanti indizi, ma nessuna prova concreta. Nonostante ciò non vi sto parlando di un caso irrisolto. Vi dirò di più. Il colpevole ha già finito di scontare la sua pena ed ora è libero da parecchi anni. Non vorrei sbagliarmi, ma se non erro nel 2007 è stato messo in semilibertà. Oggi ragazze e ragazze parliamo della musa del Dams, Francesca Linomi. Ho sempre trovato questo caso particolare perché è avvenuto nel 1983 e sappiamo ahimè che la polizia al tempo non aveva tutte queste grandi tecniche di investigazione. Andiamo con ordine. Francesca Linomi. Chi è esattamente? Non è una donna qualunque. Francesca è stimata come una delle migliori critiche di arte moderna. È una donna con un'eccezionale competenza, rigore e imparzialità. Diventa ricercatrice di ruolo presso l'Università di Bologna. Pubblica diversi lavori monografici, articoli, saggi, collaborando anche con molte riviste straniere. Francesca è ben voluta da tutti, specialmente da quella decina di studenti del suo corso universitario di lettere e filosofia noto con la sigla DAMS, che sta per Discipline delle Arti, della musica e dello spettacolo di Bologna, che compongono il gruppo degli enfatisti. Francesca organizza mostre d'arte molto apprezzate e tra il suo gruppo di studenti ce n'è uno in particolare, ossia Francesco Ciancavilla, che non solo è il suo fidanzato ma è anche il suo pupillo. Continuiamo con un fatto. È mercoledì 15 giugno del 1983. L'orologio segnala le 18:30 quando un amico e un vicino di casa di Francesca, ossia Marcello Iori, anche lui artista, chiama i vigili del fuoco dicendo che non sente né vede Francesca Linomi da qualche giorno ormai. Ha saltato diversi appuntamenti e impegni e questa è una cosa che non è mai avvenuta in passato. Verso 19 i vigili del fuoco arrivano in via del Riccio numero 7. Con l'uso della scala entrano da una finestra dell'appartamento della Linomi, trovando, ahimè, una scena alquanto macabra. Francesca lì, sul salotto, sdraiata su un fianco, coperta da due cuscini. È senza vita ma viene identificata in poco tempo grazie ai documenti trovati in casa. A primo impatto si presume sia venuta a mancare da almeno 48 ore. Poi, però, dopo un intreccio frenetico di ricerche e dopo aver sentito dei testimoni vicini alla vittima, che non sono pochi, si è constatato che Francesca ha smesso di essere reperibile domenica. Quindi, i giorni non sono più due, ma tre. Francesca è stata colpita 47 volte con un coltello. Ma c'è qualcosa che non va, perché le ferite presenti sul corpo della Linomi non sono profonde. Tutte sono circa di un centimetro. Essendo così tante, ovviamente queste ferite sono sparse un po' ovunque. Sono sul torace, sugli arti superiori, inferiori, sull'addome, sul capo e sul collo. C'è una cosa strana però. Tutti questi colpi sono concentrati soprattutto sulla parte destra del corpo della vittima. Solo uno di questi fendenti le è stato fatale, quello al collo che le ha reciso la giugulare. Francesca, ahimè, non è venuta a mancare sul colpo, ma a causa di un soffocamento emorragico. Questo vuol dire che è soffocata nel suo stesso sangue. Per venire a mancare ci ha messo circa 10-20 minuti. Al polso le trovano un orologio d'oro Rolex con caricamento automatico dato dal movimento del polso. Le arrangiate dell'orologio sono ferme all'ora 3 e 12 ed i periti con un complicato calcolo stabiliscono che Francesca è venuta a mancare alle 18 e 12 oppure alle 6 e 12 di mattina. E questo è il guaio degli orologi: seppur fermi, due volte al giorno l'ora esatta la indicano sempre. Su questo orologio però ci sono altri problemi evidenti ai miei occhi. Infatti il medico legale quell'orologio lo toglie dal polso di Francesca Linomi per darlo alla sua famiglia. E questo è un grande problema, perché si tratta di un oggetto manipolato, che quindi a mio parere perde di tanto, se non del tutto, la sua validità in quanto indizio. E vi spiego anche il perché in caso siate giovincelli e non lo sappiate. All'epoca non c'erano certo orologi con la batteria. E se c'erano, erano davvero pochissimi. Vi erano degli orologi detti a corda, quindi degli orologi che era necessario caricare manualmente, oppure c'erano questi orologi di pregio che avevano la ricarica automatica. Ma che vuol dire? Ebbene, l'orologio riesce a caricarsi col movimento del braccio. In pratica, più ti muovi, più l'orologio che ha il polso si carica. Ebbene, questo orologio è stato controllato dal medico legale che ora segnava prima di riconsegnarlo alla famiglia? No. Ecco perché i periti hanno fatto una fatica assurda a raggiungere un orario. Orario che peraltro non è così tanto chiaro, perché, ripeto, o sono le 18 e 12 di pomeriggio oppure sono le 6 e 12 di mattina. Arriva il medico legale che si pronuncia sull'orario della dipartita di Francesca ed è un lasso di tempo davvero importante, perché secondo il medico legale la Linomi
può essere stata colpita tra le 18 e le 22/23 di quel 12 giugno. Fin dall'inizio gli inquirenti si ritrovano dinanzi a una scena del crimine parecchio strana. È estate, a Bologna fa caldo, eppure Francesca viene ritrovata vestita, con addosso addirittura un giubbotto di pelle. Le finestre, come vi ho già detto, sono tutte spalancate e la porta d'entrata è chiusa solo con lo scrocco. E ovviamente non mostra segni di effrazione. Non ci sono segni di colluttazione evidenti in casa. E sulla finestra del bagno viene rinvenuta una scritta strana. Inizialmente si dice che quella era una scritta fatta con un rossetto rosso. Ma no, quella stessa scritta era già stata riprodotta sullo specchio di Francesca con un rossetto rosso da un amico che vive a New York, ossia Umberto Postal. La scritta recita: "You're not alone, anyway". La scritta che invece viene effettivamente trovata sulla scena del crimine non è scritta sullo specchio di Francesca, ma sulla finestra del bagno di Francesca. Non è scritta con un rossetto rosso, ma con una matita da trucco. La frase sta a significare: comunque non sarai mai sola. La definiscono in molti una scritta sgrammaticata, perché here è scritto in questo modo, quando la forma corretta dovrebbe essere questa. Ma a quanto ho sentito, quello dovrebbe essere uno slang americano. Correggetemi se sbaglio, che a me onestamente questa cosa risulta un po' strana. Ma ci sono tante cose non chiare in questa storia, in questo caso. Un altro punto oscuro di questa storia sono degli occhiali da vista a goccia che vengono rinvenuti nel bagno di Francesca Linovi. Pare che all'inizio tutti dicano che quegli occhiali non siano di Francesca, perché lei agli occhiali preferisce le lenti a contatto. Ma quindi di chi sono quegli occhiali? Del colpevole? Ha colpito e poi li ha lasciati lì per sbaglio? Li ha dimenticati? No, ebbene, in realtà quelli sono davvero gli occhiali di Francesca. In casa non vengono trovate assolutamente lenti a contatto. Quindi è plausibile pensare che la donna usasse quegli occhiali quando o era a casa da sola o in mancanza di lenti a contatto. Sopra i cuscini che coprono il corpo della Linovi si dice inizialmente sia stata trovata una rosa di plastica profumata. Poi però viene detto che quella rosa è sempre rimasta al suo posto, sulla televisione. Di tracce ematiche ce ne sono peraltro ben poche, escludendo ovviamente la grande pozza di sangue che è stata trovata al di sotto della vittima. Una si trova sullo schermo del televisore e una sul muro, posto accanto all'interruttore della luce, posto proprio vicino alla porta d'entrata. Non vengono trovate in casa impronte digitali recenti in punti significativi. Inoltre non vengono ritrovati i soldi nel borsellino di Francesca. Inizialmente questo preciso elemento potrebbe far pensare ad una rapina, ma tanti oggetti di valore alla fine sono rimasti in casa, compreso il Rolex che aveva Francesca al polso, che era pure d'oro, quindi non è che valesse proprio due spicci. Un ladro potrebbe mai accanirsi così tanto sulla vittima per poi rubare i soldi che ha nel portafoglio e lasciare lì televisione, gioielli? Io non credo proprio. Risulta difficile pensarlo anche agli inquirenti, e quindi questa pista della rapina viene ben presto scartata. Un'altra domanda sorge spontanea: è estate, le finestre sono aperte, possibile che Francesca non abbia urlato? Ebbene sì, sostengono sia possibile che si sia lamentata senza urlare, visto la natura delle sue ferite, tante, ma di lieve entità. Ma perché Francesca non ha urlato? Forse il colpevole l'ha direttamente colpita alla gola, impedendole così di emettere delle urla? In prima istanza le indagini si concentrano sulle testimonianze delle persone vicine alla vittima, proprio col fine di ricostruire gli ultimi giorni di Francesca, ma anche col fine di capire se nella sua vita per caso c'era qualche zona buia, qualche persona dubbia che conosceva o cose del genere. Le varie testimonianze, ve lo dico, si fanno un po' la guerra tra di loro. Però in tutte le testimonianze ci sono dei punti fermi che tornano in tutti i racconti che gli inquirenti hanno sentito i primi giorni di indagine. Tutti dicono che Francesca aveva un fidanzato, ossia Francesco Ciancavilla, che non era solo il suo fidanzato, ma anche un suo studente. Però in effetti tutte le persone che vengono interrogate sostengono che tra Francesco e Francesca c'era un rapporto un po' strano, un po' particolare, un po' dubbio. Infatti inizialmente i due avevano dei rapporti intimi, poi pare che il ragazzo mano a mano si sia allontanato sempre di più. Tanto che in un'intervista con la Leosini, Francesco sostiene di averla sempre vista, non solo come la sua insegnante, ma anche come la sua migliore amica. Anche perché Francesca in un certo senso ha preso sotto la sua ala Francesco. Tanto che in diverse mostre che lei organizza, mette anche in esposizione i suoi quadri. E Francesco Ciancavilla quei quadri riesce addirittura a venderli. Ha un grande talento quel ragazzo, ma continuano ad esserci delle zone scure. Francesco Ciancavilla a quanto pare aveva un piccolo problema di dipendenza. E negli anni 80, se non eri dipendente dalla Coca-Cola, da che cos'altro potevi essere dipendente? Ebbene sì, da quella sostanzina molto molto pesante. Ora, io un minimo mi sono informata, però non sono un'esperta, quindi se qualcuno ne sa più di me può tranquillamente correggermi qui sotto nei commenti. Per quanto io ne sappia, se hai una dipendenza del genere di fare le cose, non te ne frega assolutamente niente. Se vi è davvero una dipendenza così tanto
radicata, vivi per avere quella quantità che ti serve per tirare avanti, perché l'astinenza è davvero terribile. Uno dei motivi di litigio tra i due era proprio la sostanza. Francesca spesso rimproverava Francesco, e Francesco probabilmente, essendo così vicino alla vittima, spesso richiedeva anche magari soldi in prestito. Ma non è questo che dà fastidio a Francesca. Francesca più che altro gli chiede di smettere, prima di tutto per la sua salute, ma anche perché spera di ritornare con lui ad un rapporto un po' meno platonico. Francesco invece dice tranquillamente che per un periodo sì, sono stati insieme, poi però lui quel tempo ha smesso letteralmente di provare attrazione per lei. Ecco perché ha iniziato a negarsi. Francesco Ciancabilla dice anche di più. Sostiene che alla Linovi raccontava addirittura delle sue esperienze, delle sue uscite con delle ragazze. C'è un'altra ombra, un altro punto scuro. Tutti sostengono che Francesca non abbia mai fatto uso di sostanze. Mai, eh? E invece alla fine è divenuto evidente che Francesca ne faceva un uso più sporadico, preferiva la Coca-Cola, ma comunque ne faceva uso. Ma cos'è successo esattamente quella domenica 12 giugno del 1983? Come si sono svolti i fatti? Ebbene, Francesca è andata in macchina a prendere Francesco, che è un coinquilino di Anna Agari, o Anna Agari, non so bene come si pronunci, scusate, attorno alle 14.30. Francesco e Francesca poi sono ritornati a casa di Francesca intorno alle 15, col fine di passare un pomeriggio tranquillissimo a chiacchierare del più e del meno. Consumano, a quanto dice Francesco, una piccolissima quantità di Coca-Cola e nel pomeriggio Francesca riceve davvero diverse telefonate. Alle 15.15 Gino Giannuzzi, che è un caro amico di Francesca che peraltro vede spesso, la chiama per chiederle se può raggiungerlo in serata, per aiutarlo a smontare e a riordinare il circolo degli artisti in via Clavature. Francesca non glielo assicura, in quanto Francesco Ciancabilla dovrebbe ripartire in serata per tornare a Pescara, a casa sua. Alle 16.40 a casa di Francesca chiama Aurora Luisaldi. È un'avvocata di Parma, molto amica di Francesca, e la trattiene al telefono per qualche minuto. Alle 16.50 la chiama Maurizio Vetrugno, uno studente dell'Università di Torino che le chiede di poter passare a casa sua col fine di consegnarle alcune fotografie. Si accordano per incontrarsi la mattina dopo. Alle 17 la chiama nuovamente Aurora Luisaldi, l'avvocata di Parma che tiene Francesca al telefono per circa una mezz'oretta. Arrivano alle 18.12 e secondo i periti quello è l'orario in cui il polso di Francesca ha cessato ogni movimento. In quel momento, a casa di Francesca, c'è Francesco Ciancabilla, quindi risulta inevitabile incolpare lui del crimine. O forse no? In effetti, guardando l'arco temporale in cui è collocato il decesso, abbiamo un fatto. Francesco Ciancabilla è uscito da casa di Calinovi alle 19.30. Il punto è che il medico legale ha indicato una fascia molto ampia per la dipartita di Francesca, ossia dalle 18 alle 22/23 di domenica 12 giugno. Infatti alle 19 Francesco Ciancabilla chiama Anna Agari o Anna Agari, ossia la sua coinquilina, e dice che è ancora a Bologna. E anche se nel pomeriggio sarebbe dovuto ripartire per Pescara, è ancora a casa di Francesca. Francesco chiede ad Anna di incontrarsi quindi alla stazione, dove lei si deve recare per andare a prendere una sua amica in arrivo da Firenze, ossia Manuela Chierottini, anche lei insegnante. Anna durante quella telefonata non sente in sottofondo né suoni né musica. Alle 19.25 Francesco Ciancabilla chiama Francesca Memmo. Si chiamano tutti Francesco o Francesca in questo caso. Comunque Francesca Memmo è un'amica di Francesco Ciancabilla e gli promette di andarla a recuperare in stazione a Pescara con altre due amiche. Francesco sarà insieme alle sue amiche fino alle 3 del mattino. Alle 19.30 Francesco chiama nuovamente la sua coinquilina Anna Gari, la quale gli conferma di poterlo incontrare in stazione attorno alle 8. Anna, di nuovo, non sente in sottofondo né suoni né musica. Terminata questa breve conversazione con Anna, Francesco esce dall'appartamento e la porta d'entrata dell'appartamento di Francesca Linovi viene ritrovata chiusa solo con lo scrocco. Questo tipo di serratura è dotato di un perno retattile a forma di cuneo, lo scrocco per l'appunto, che grazie alla presenza di una molla si ritrae quando si abbassa la maniglia. Girando la chiave nella serratura, lo scrocco non si può più ritrarre, quindi la porta si blocca. Alle 20 in punto Francesco ed Anna si incontrano quindi alla stazione di Bologna. A questo punto il ragazzo informa Anna che Francesca non l'ha accompagnata alla stazione perché si sentiva poco bene. Nonostante molte persone dicano che era normale per Francesca accompagnare Francesco in stazione, Francesco dice che non è così, lo dice in un'intervista con la Leosini. Infatti sostiene che Francesca non l'ha mai riaccompagnato alla stazione, perché proprio sotto casa sua c'era una fermata dell'autobus che lo portava direttamente in stazione, senza bisogno che Francesca muovesse la macchina. Francesco Ciancabilla chiede ad Anna di recuperargli della sostanzina. Lui le dà i soldi, lei la va ad acquistare e poi torna per dare la sostanza a Francesco. Francesco prende quello che deve prendere e quando arriva Manuela Chierottini da Firenze, ossia l'amica
di Anna, Francesco parte per Pescara. Quando viene ritrovato il corpo senza vita di Francesca Linovi, ovviamente Francesco Ciancabilla sostiene che lui è andato via da casa sua domenica salutandola con la manina ed era viva e vegeta. Però c'è un fatto, Francesco Ciancabilla viene arrestato. Ma quali indizi portano esattamente all'arresto di Francesco Ciancabilla? Ebbene, gli indizi si basano soprattutto sulla relazione che vi era tra Francesco e Francesca, che ovviamente si rivela molto complicata. In secondo luogo, si sostiene che Francesco quel giorno sia l'unico ad essersi recato a casa di Francesca, cosa non vera. Infatti, quella domenica, Francesca, verso le 13, aveva ancora in casa degli amici pittori che aveva ospitato per la notte. La sorella di Francesca Linovi, Berna Linovi, sostiene che è davvero improbabile che Francesca abbia fatto fare a Francesco delle chiamate ad altre donne, in quanto era estremamente gelosa e vedeva le altre donne come rivali. Però Francesco Ciancabilla sostiene che lui e Francesca parlavano anche delle ragazze che lui frequentava. Quindi, dove sta la verità? Una perizia grafologica sostiene che la calligrafia della scritta trovata in bagno, la scritta che diceva "You're not alone anyway", non appartiene né a Francesca Linovi né a Francesco Ciancabilla. Ma quindi chi è stato a scrivere sulla finestra del bagno di Francesca quella frase? Se ricordate, vengono ritrovate poche tracce ematiche nell'appartamento, di cui una è accanto all'interruttore della luce, posto accanto proprio alla porta d'entrata dell'appartamento di Francesca. Questo vuol dire che il colpevole, quando è uscito da casa Linovi, ha spento la luce? Sembra proprio di sì. E se così fosse, è altamente improbabile che Francesca sia venuta a mancare prima del tramonto. Lo sappiamo tutti e tutte che le giornate a giugno sono lunghe. Questo vuol dire che quando Francesco Ciancabilla è uscito da casa di Francesca Linovi, c'era ancora chiaro. Non era buio. A giugno viene buio solitamente verso le 9, 9.30. Se il colpevole prima di andare via ha spento la luce, di certo non è Francesco Ciancabilla. C'è un altro punto. È risaputo che Francesco Ciancabilla era il cocco di Francesca Linovi, la quale faceva di tutto per farlo conoscere a più persone possibili, allestendogli delle mostre e presentando ai possibili acquirenti i suoi quadri. A questo punto non è lecito pensare che tra gli studenti della Linovi c'era una certa gelosia nei confronti di Francesco? Perché mai i compagni non avrebbero dovuto dipingerlo come il colpevole più probabile? C'è un altro punto. Francesco Ciancabilla avrebbe colpito Francesca Linovi per 47 volte, senza riportare sui suoi vestiti nessuna traccia ematica, e anche questa è una stranezza. Da un'analisi tossicologica risulta che la donna abbia assunto Coca-Cola in un arco di tempo che va da un massimo di 72 ore a un minimo di 24 ore, e a verbale che Francesca abbia assunto Coca-Cola tra le 20.30 e le 21.30 di sabato 11 giugno. Il minimo di 24 ore fissato dalla perizia tossicologica porterebbe a fissare l'ora del crimine non prima delle 20.30, della sera di domenica 12 giugno. Ma sappiamo che Francesco Ciancabilla da casa Linovi è uscito alle 19.30. Questa perizia è evidente, va a favore di Francesco Ciancabilla. Insomma, mette in discussione l'orario della morte di Francesca Linovi. Ci sono però dei fatti, e sono evidenti. Francesco Ciancabilla aveva dei comportamenti violenti spesso nei confronti di Francesca Linovi. Almeno, così dicono le persone vicine a Francesca. Cosa che a me onestamente pare plausibile visto la dipendenza di Francesco. Un altro fatto chiaro e lampante è che Francesca Linovi per Francesco Ciancabilla si prende una bella sbandata, si innamora letteralmente, perde la testa. Di conseguenza, quando lui si nega a livello intimo, inevitabilmente nascono dei litigi. Nonostante tutti questi indizi, nel primo processo, tenutosi il 31 gennaio del 1985, Francesco Ciancabilla viene assolto per insufficienza di prove. Questa formula ambigua, molti ai tempi la interpretano come è stato lui sicuramente, ma non è stato trovato alcun elemento per incastrarlo. E infatti arriva il 3 dicembre del 1986, quando in secondo grado Francesco Ciancabilla viene condannato a 15 anni di prigione più 3 anni in casa di cura. Questa condanna, ragazze e ragazze, è stata possibile perché i giudici del secondo processo hanno volutamente eliminato qualche indizio un po' strano, come ad esempio quello della scritta sulla finestra del bagno "You're not alone anyway". Non hanno assolutamente tenuto conto della perizia tossicologica che determina la dipartita di Francesca alle 20.30 di domenica 12 giugno. Ne hanno tenuto conto del fatto che sui vestiti di Francesco Ciancabilla non ci fossero segni ematici di alcun tipo. La condanna viene confermata in Cassazione, che però abbassa la pena di 12 anni. Francesco Ciancabilla, però, a questo punto è già scappato all'estero. È a questo punto che diventa latitante. Molti in questo caso avranno pensato e penseranno ancora, beh, se fugge è colpevole. La mia domanda è, una persona non potrebbe decidere di fuggire ugualmente se è consapevole di essere innocente? Diciamocelo chiaro, a nessuno piace fare anni e anni di carcere per un crimine che non ha commesso. Arriviamo al 1996, quando Francesco viene individuato in Spagna ed estradato in Italia. Sconta la sua pena fino a quando nel 2007 gli viene concessa la semilibertà. Tiriamo ora le fila di questo caso, che sebbene
per molti non è definibile un giallo, per me lo è a tutti gli effetti, perché ci sono un sacco di cose che non tornano. Dopo la scoperta del corpo della povera Francesca Linovi, parecchi amici e persone attorno a Francesca si sono precipitati tutti quanti in questura, indicando Francesco Ciancabilla come il possibile colpevole, perché la loro era davvero una relazione difficile, perché Francesca era innamorata e voleva avere dei rapporti con Francesco, ma Francesco si rifiutava. Francesca viene ritrovata a casa sua mercoledì 15 giugno. Gli inquirenti durante il sopralluogo trovano effettivamente parecchi indizi, che però non riescono ad attribuire a qualcuno in particolare, almeno fino a quando la schiera di amici, conoscenti e studenti di Francesca Linovi si dirigono dalla polizia per indicare il suo fidanzato, Francesco Ciancabilla, come il possibile colpevole. L'arco di tempo della dipartita della donna, come già vi ho detto, è immenso. Parte dalle 18 e arriva fino alle 22:23 di quella domenica 12 giugno. Francesco, lo sappiamo, è presente a casa Linovi fino alle 19:30, poi esce per dirigersi in stazione. Una traccia ematica trovata accanto all'interruttore della luce, vicino alla porta d'entrata, fa pensare che il colpevole, andandosene, abbia spento la luce. Ma a giugno alle 19:30 è ancora giorno. C'è luce. Questo potrebbe essere davvero un indizio essenziale. Non è stato Francesco Ciancabilla a colpire Francesca Linovi. Mi chiedo poi da dove arrivi quella frase scritta in bagno. Un perito ha constatato che la grafia non è né di Francesco Ciancabilla né di Francesca Linovi. La cosa non è che mi stupisca più di tanto, ma a questo punto mi chiedo: e se il colpevole fosse davvero qualcun altro? Qualcuno che quella scritta sulla finestra del bagno l'ha fatta proprio dopo aver colpito Francesca? Non risulta difficile immaginarlo, anche perché lo sappiamo che Francesca conosceva davvero tante persone. Ed è anche risaputo che ad alcuni amici prestava addirittura le chiavi di casa. Sebbene sua sorella Berna affermi che non è che Francesca apriva la porta a chiunque a scatola chiusa. Quando le suonavano alla porta, si affacciava alla finestra per vedere chi fosse. Ebbene, come vi ho già detto, la porta risulta chiusa solo con lo scrocco. Di conseguenza, quasi sicuramente Francesca, il suo carnefice, l'ha fatto entrare. L'ha invitato in casa, in quanto sulla porta non vi sono segni di effrazione. Quindi, perché non potrebbe essere stato qualcun altro? Di certo Francesco Ciancabilla non era l'unico che frequentava quella casa, insomma. Il ragionevole dubbio, analizzando un minimo questo caso, a me resta. Anche perché c'è una cosa che a me non torna affatto. Il movente. Ma ora mi spiego meglio. Francesca sicuramente nutriva sentimenti contrastanti per Francesco, ma lo aiutava sempre. Lo aiutava a vendere i suoi quadri, lo aiutava a organizzare esposizioni in cui ci sarebbero stati i suoi quadri. Grazie a lei Francesco riusciva addirittura a procurarsi dei soldi che sicuramente gli tornavano utili. Quindi, esattamente, perché farla fuori? Il Rolex portato al polso di Francesca, che ne determina la dipartita, per quanto mi riguarda, vale poco o addirittura niente, in quanto, come già vi ho detto, il medico legale l'ha tolto dal polso di Francesca per consegnarlo ai suoi familiari. Come può un perito arrivare all'ora del delitto se lo stesso orologio in realtà potrebbe essersi rimesso in movimento una volta in mano ai parenti di Francesca Linovi? Ma c'è un problema ancora più grave, secondo me. I moventi plausibili, secondo i giudici di secondo grado di questo crimine, sono così assurdi che mi chiedo come possano essere stati considerati anche solo realistici. Secondo i giudici di secondo grado, il movente potrebbe essere stato un gioco alla 50 sfumature di grigio finito in tragedia, uno scatto di rabbia perché Francesca non voleva più dare i soldi a Francesco per comprare la sostanza, oppure ancora un raptus violento perché Francesca voleva lasciare Francesco. Questi moventi fanno acqua da tutte le parti, a mio parere, in quanto è risaputo che tra i due non vi erano rapporti intimi, men che meno giochi estremi. I soldi potrebbero essere, sì, un buon movente, se non fosse che Francesca la sera prima ha venduto un quadro di Francesco ad una sua amica. Quindi, di fatto, i soldi Francesco in quel momento li aveva e come. Il raptus lo trovo poco probabile perché, santo cielo, Francesca non voleva lasciare Francesco, ne era innamorata. Cercava quindi di avere di più da lui. Francesca inoltre era una professionista, perché non solo provava attrazione per questo ragazzo, ma era convinta avesse davvero talento, ecco perché lo aiutava a vendere i suoi quadri. Lo faceva semplicemente perché credeva nelle sue capacità. Ora, avendo davanti questo quadro completo, posso affermare che di certo Francesco Ciancabilla non può essere escluso dall'essere il possibile colpevole. Ma da lì a indirizzare tutte le forze verso solo e soltanto un individuo per il personaggio che era Francesca Linovi, lo trovo assurdo. La donna viaggiava molto, conosceva tantissime persone, era solita essere cordiale e invitava spesso a casa sua artisti a passare la notte in caso ce ne fosse necessità. Non abbiamo quindi di fronte una donna a casa e chiesa che faceva un lavoro normale e conosceva quattro gatti messi in croce. Non è questo il caso. Sono alquanto stupita di come si siano svolte queste indagini, però andando a indagare un pochino, ho scoperto che questo era il classico modus operandi in cui al tempo si facevano le indagini. Infatti, questo è un caso che a distanza di anni, seppur risolto, resta nella testa delle persone. Molti pensano ancora: chi è stato?
ma soprattutto perché? Ma voi di questo caso cosa ne pensate? Secondo voi è stato Ciancavilla a far fuori Francesca Linovi oppure c'è davvero questo ragionevole dubbio? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, ragazze e ragazze, io vi mando un bacione. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.